che lei ha ricordato lavorano a 2 euro e che non devono essere ricattabili quando affrontano il nodo cruciale del diritto ad informare i cittadini e le cittadine di questo paese. Allora voi non impedirete con questa legge l'abuso dei grandi gruppi di potere, andrete ad uccidere soltanto le piccole voci libere che ancora ci stanno in questo paese, e siccome questo è un paese democraticamente ormai troppo precario, noi a quelle piccole voci libere non possiamo rinunciare. Grazie onorevole Gallo. Onorevole Gallo. Grazie Presidente. Partiamo da un assunto. In questo momento in Parlamento sia il Partito Democratico che Forza Italia ha paura di entrare nel merito diretto del finanziamento, perché altrimenti avremmo visto gli emendamenti del Partito Democratico, quindi la loro legge trasformata in emendamenti, e delle proposte da parte di Forza Italia. Invece tutto questo non c'è. Perché la loro volontà qual è? Raddoppiare il finanziamento diretto del finanziamento diretto ai giornali e mettere tutto sotto al controllo del governo, non solo la RAI, anche i giornali, perché eliminando quei pochi criteri oggettivi che aveva inserito Monti nella distribuzione delle risorse. E qual è l'intenzione? L'intenzione è che abbiamo, sottosegretario Lotti, che elargirà prebende ai vari giornali che accettano di non criticare il governo. E questa è l'intenzione che voi nascondete oggi in aula. E poi abbiamo un partito liberale per il libero mercato che invece sul finanziamento pubblico all'editoria diventa statalista, perché deve dare soldi dallo Stato alle imprese. Questo grazie. Non vogliono farlo vedere agli italiani. Onorevole Simone Valente. Colleghi. Grazie Presidente. Io intervengo perché sono fortemente contrario a questo emendamento che soffoca il dibattito in quest'Aula. E per rispondere anche alla collega Coscia, che parlava di non volontà del Movimento 5 Stelle di confrontarsi nel merito, io devo ricordare l'iter di questa proposta di legge in Commissione iniziata a luglio 2014. Abbiamo fatto ben 2 mesi di audizioni in Commissione, abbiamo appreso tutte le criticità e le proposte che ci venivano dette. Cosa è successo? A fine dicembre finiscono le audizioni. Ebbene, io mi chiedo, da dicembre 2014 ad oggi, il Partito Democratico quali proposte ha avanzato? O meglio, quali proposte emendative propone oggi e quale confronto ha ottenuto in Commissione per 9 mesi in cui abbiamo aspettato?